In questo tipo di immagini potrebbero rientrare anche le cosiddette fotografie del passato, che attingono quasi sempre a famose opere d'arte nelle quali gli artisti rievocano determinati eventi, opere le cui forme pensiero si sono fortemente impresse nell'astrale e che vengono captate da un idoneo strumento. Tra mondo fisico e piano astrale, sede delle forme pensiero, avviene un continuo processo di osmosi energetica, uno scambio finalizzato al compiersi di determinati eventi. Questi si verificano in modo naturale ed inevitabile, come accade quando, combinando fra loro gli opportuni elementi nelle giuste proporzioni e nelle condizioni adatte, si produce una reazione chimica. I grandi eventi della storia umana e le più grandi invenzioni e scoperte sono nate e si sono sviluppate prima nel mondo delle forme pensiero. La loro origine sta nel nostro mondo fisico. Essi sono tuttavia il risultato concreto e tangibile di miriadi di forme di pensiero individuali, le quali, accumulandosi e rafforzandosi, sono alla fine precipitate nel mondo materiale. Accade così che nel momento esatto in cui si raggiunge la massima concentrazione ed energizzazione della forma pensiero, questa esplode e irrompe nel piano fisico. È come, per fare un esempio, quando si tocca il punto critico per un cambiamento di stato, da solido a liquido, da questo a gassoso e viceversa. Quando si raggiunge il punto di massima saturazione, ecco che, come per incanto, avviene la trasformazione. Possiamo anche immaginare che tutto avvenga come quando le minuscole particelle di vapore che si alzano verso il cielo formando nubi, al verificarsi delle condizioni idonee, si condensano in gocce diventando pioggia e tornando sulla Terra. È allora che si scatena il temporale, accompagnato da altri fenomeni come fulmini, tuoni e turbini di vento. Allo stesso modo, quando l'umanità è pronta, quando i tempi sono maturi, gli eventi già previsti si scatenano. Non vi sarebbe stata la scoperta dell'America se l'umanità non si fosse preparata e programmata a quell'evento, nato dalla volontà e dall'impegno di chi l'ha realizzato. Non vi sarebbe stata la Rivoluzione francese senza una lunga preparazione, tanto nel mondo materiale quanto nel mondo astrale. Lo stesso vale per la guerra di indipendenza americana e la conseguente abolizione della schiavitù. E non si sarebbe neppure realizzata l'Unità d'Italia senza che l'idea stessa dell'Italia unita dilagasse e si manifestasse attraverso il sacrificio di tanti eroi e martiri, i quali credevano in quell'ideale tanto fermamente da immolarsi per esso. Numerosi sarebbero gli esempi da citare a conferma di questa tesi, dalle grandi guerre della storia all'Olocausto, dalla caduta del Muro di Berlino alle più recenti rivoluzioni. Al di là delle forme pensiero che ne sono strumento, allorché si tratta di eventi di portata mondiale, questi si realizzano con l'intervento e la regia delle grandi guide dell'umanità. Quelle entità elevatissime che nella filosofia orientale sono dette signori del karma.